Il posto delle parole per raccontare di un libro particolare. Particolare lo scopriremo insieme con i nostri ascoltatori fra poco nel corso di questa conversazione. Particolare perché cominciare già dal titolo è qualche cosa che desta attenzione, e poi girando tra le pagine, leggendo, guardando, scrutando e leggendo anche le stesse immagini, ecco che esce la particolarità, la singolarità di questo libro. Giorgio Terruzzi, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere insieme con noi per raccontarci questo libro intitolato Profumo, scritto insieme con Giancarlo Vitali, e il verbo scrivere anche per Giancarlo Vitali ha una sua valenza, anche chi usa l'arte, la pittura e non solo, in un certo modo, è arte di scrittura, Giorgio Terruzzi. Ma sì, insomma, è una cosa, ovviamente non è un invito a fumare, anzi, certo, una questione di colpevolezza, diciamo così, ma fumatori entrambi. Giancarlo è morto l'anno scorso a 86 anni, ma questo progetto è iniziato molto prima ed è stato un gioco, cioè lui ha disegnato, io ho scritto 20 capitoli come 20 sigarette, c'è cioè un pacchetto fumato da 6 del mattino a mezzanotte, con un'intenzione di, come dire, di prendersi delle pause, di liberare un po', come dire, la voglia di fiatare, di comunicare con l'altro, con tirando fuori ciò che passa tra l'anima e la testa nell'arco di una giornata, che poi è come una vita, insomma, no? È un po' un libro sul il senso e il non senso dell'esistenza alla fine della fiera. Il senso e il non senso dell'esistenza, che tutto si riduce, se vogliamo, in una nuvoletta di fumo, che sia sigaretta o altro, e l'impalpabilità delle cose. Qualcuno avrebbe detto un po' di anni fa, vanità, tutto è vanità, ma chi lo può sapere? Comincia alle 6.45 e termina, se ricordo bene, alle 23.55. Una giornata intera per fumarsi un intero pacchetto di sigarette. Certo che a volte penso che avete compiuto in ogni modo con questa cosa, lei, Terruzzi e Vitali, avete compiuto un gesto artistico. Beh, più lui di me, perché lui è stato un grandissimo artista, è stato un maestro, insomma, è un maestro della pittura, ma insomma è una cosa un po' dadaista, è un po' una cosa un po' provocatoria, perché non puoi parlare del fumo, cioè non puoi in qualche modo promuovere quella roba lì che è un vizio, che è una cosa che fa male, cioè non è che sto qui a dire, però il fatto che in qualche modo abbassare un po' la coscienza e lasciar correre anche grazie al fumo, al fatto che in qualche modo entri in una nube fumando che vola e ti trasporta, ecco, questa cosa è stata un po' il gancio sul quale siamo rimasti un po', siamo stati, ed è quindi uno spazio aperto, nel senso che è un invito a tirar fuori ciò che sta più in profondità, ed è un'attività che purtroppo si fa raramente, vedo un sacco di persone che non hanno più occasione di parlarsi di ciò che sta nell'anima, nel profondo, no? Si parla molto di calcio, di stupidate, di corti, queste orribili semenze, che vabbè ci stanno anche loro, però insomma invece ci starebbe di più una comunanza sui temi più importanti, cioè quelli che ti danno una gioia, un dolore, una preoccupazione, un'ombra, ecco. Cioè, insomma, in qualche modo è un viaggio, ognuno l'ha fatto per il suo verso, dentro quello spazio che c'è, mi viene in mente tra il sonno e la veglia, ma non è così, ma per dire, insomma, quello spazio che libera un sentimento, un'emozione, un pensiero anche che non è del tutto comprensibile, una memoria, cioè ciò che ha a che fare però di più con lo stare al mondo, con il sentire. Ecco.
Qui il verbo sentire è un verbo molto importante, perché dà il senso anche di un'appartenenza. Quello che avete fatto in sostanza in una giornata, lei, Giorgio Terruzzi, insieme con Giancarlo Vitali, è lo stare insieme, e lo stare insieme nella conversazione è qualcosa di molto importante. E questa conversazione ha creato anche delle tavole pittoriche che in questo libro Profumo di Terruzzi e Vitali, edito da Cinque Sensi, appaiono in tutta quanta la loro bella presenza. Non sono altra cosa dallo scritto, ma attraversano le parole, le immagini, Giorgio Terruzzi. Ma sì, perché in qualche modo non c'è un canale solo di comunicazione, ci sono molte modalità di stare in relazione con gli altri, quindi in questo caso è anche un invito alla libertà di uscire un po' da un codice prefissato, da un modo prefissato, da una forma, no? Ci sono molte possibilità di farsi compagnia alla fine della fiera, ecco, di farsi compagnia, è questa cosa qua, è un piccolo suggerimento, una piccola ipotesi, suggerimento, no, mi sembra un po' pomposo, insomma, è una piccola ipotesi contro la solitudine, non so come dire, ecco, è un piccolo antidoto alla solitudine, un invito a provarci, ecco. E come sono nate, Giorgio Terruzzi, come sono nate le tavole artistiche di Giancarlo Vitali? Beh, lui ha usato i suoi pacchetti di sigaretta per fare dei collage, ha usato i mozziconi di sigaretta come dei carboncini. Le sigarette sono le parisienne? Sì, o come delle matite ardenti per bruciare, forare o segnare il dipinto, l'incisione, insomma, il suo fumo come uno strumento per dipingere, il mio fumo come uno strumento per scrivere, per parlare. Ecco. E adesso veniamo al parlare che è diventato scritto. In che modo, Giorgio Terruzzi, questa vostra lunga conversazione, fluida, molto, anche molto amichevole, perché c'è una conversazione che attraversa veramente un senso della vita, ma anche un senso della letteratura. Moby Dick, Montale, tanto per fare due citazioni tra quelle che leggiamo in questo libro, Giorgio Terruzzi. No, ma ha citato due cose che hanno senso, cioè Moby Dick perché è uno di quei libri che come dire, sono un po' maltrattati dalla propria fama, cioè Moby Dick sembra un libro per ragazzi, letto da ragazzi, magari controvoglia, in un'età, per me non è successo questo, ma a molti dalle mie generazioni è successo questo, e invece è un libro straordinario, se letto da adulti pone delle tematiche molto più complesse, molto più interessanti di quanto non si pensi. E Montale è citato perché è citato a proposito del valore delle parole, al valore dell'intimità, dell'anima. Montale stava a Milano, in via Bigli, a casa sua c'è una targa che ricorda il fatto che abitasse lì, e la gente passa davanti e guarda, ma non va via, cioè è un dimenticato clamoroso, no? Cioè, ci sono dei buoni esempi. Ecco, dei buoni esempi che vanno un po' salvati o ripescati, tutelati, ecco, in questo senso stanno nel libro, cioè come qualche valore della memoria o qualche insegnamento o qualche stimolazione che magari passa via come un'opportunità non vista, ecco, come un'opportunità trascurabile, invece è preziosa, ecco. È preziosa altro che preziosa, come estrarre, è prezioso il gesto di estrarre una siga, come si dice adesso, e è riportata anche nel libro questa definizione, ormai i ragazzi non dicono più sigaretta ma semplicemente siga. Ebbene, estrae una siga e continua a fumare, ma a un certo punto Giorgio Terruzzi smette di fumare, se ricordo bene quasi urla, smette di fumare e se ne va a mangiare, e questo perché dovrebbe essere successo qualche cosa di grave o di apparentemente grave, ecco. Che
cosa succede perché lei si metta a urlare, smetta di fumare e vada a compulsare qualcosa da mangiare? No, ma perché c'è sempre una parte, proprio trattandosi di coscienza, c'è sempre una parte che vigila e ti rimprovera un po', no? per questa. È talmente un coro e per presente il fatto che il fumo in qualche modo fa male, o comunque va ridotto, va, perché ogni tanto anche un fumatore defesso come me si ridesta un po', no? Prende una pausa, prende un tempo più. Un doppio svago, persino dal fumo, che è già uno strumento dello svago, non so come dire. È anche una roba un po' ironica, no? Per dire, ma insomma, no, non prendiamoci troppo sul serio, andiamo a mangiare un pasta asciutta. Certamente, ma in quel io spazio per tutto. Mi riferivo, per esempio, quando lei e Giancarlo Vitali parlavate di parole impossibili da sopportare, come onorevole, come apericena, queste cose qua. No, ma certo, sono le allergie di fronte al cambio di cultura, no? Io non sono di quelli che dice ai miei tempi era meglio, cioè mi fa ridere questa roba qua, perché ogni tempo ha una sua specificità, però ci sono tante cose che per uno che ha 60 anni, 70, 80 come Giancarlo, non sono proprio il massimo del gradimento, no? Qui ci sono delle parole, questo riguarda anche quello che diciamo prima su Montale, ecco, cioè le parole, per esempio, sono parole, sono schegge da trattare bene, da scegliere, da curare, no? Ecco, noi siamo circondati un po' da parole che, insomma, ci sono alcune parole abusate e un po' indigeste, apericena di sicuro, ma anche, non so, chef, piuttosto che cliccare, piuttosto che onorevole per altri versi, perché onorevole, il significato della parola è molto rilevante rispetto all'utilizzo e all'immagine che abbiamo abbinata a quella parola lì, no? C'è anche un richiamo etico al fare in relazione a quello che si dice di fare, all'etichetta che uno si prende, insomma. Onorevole, uno che è onorevole ha delle belle responsabilità. Ha delle belle responsabilità, ma ci sono dei ricordi anche in questo libro che sono molto più che onorevoli. Per esempio Marina. Ecco, Marina fa parte dei ricordi molto belli. Io, se ricordo bene, Marina, lei la ricorda quando aveva la mano a filo d'acqua. Che bella questa immagine. Sì, beh, ovviamente l'immagine, trattandosi di una relazione con artista, sono importanti, per cui nella memoria hanno una rilevanza o una precisione. Poi nello specifico quel tema lì ha a che fare con l'innamorarsi, che è una delle cose più straordinarie che possono succedere nella vita e che tracciano una memoria struggente se si riferiscono a un amore primo o antico, no? Perché qualunque cosa succeda lascia queste emozioni, lasciano una traccia che è molto rilevante ed è ancora una volta utile, nel senso che ha a che fare con l'oggi, anche se parliamo di un amore lontano, no? Ma l'innamorarsi è un dono, no? È una cosa che cambia il rapporto con l'esistenza, ti fa volare, ti fa con l'energia, con la grazia. Quindi è un auspicio, no? Il fatto che una persona sia innamorata sempre, anche in età avanzata, è un regalo. È un regalo, altro che essere un regalo. Come questo libro è un regalo per gli occhi, anche per e anche per il senso tattile di questa produzione libraria che Cinque Sensi ci propone. Profumo di Giorgio Terruzzi e Giancarlo Vitali, e per esaltare la qualità editoriale, anche a volte ci dicono che siamo dei maniaci su questo, ma ben venga la parola maniaco, anche quando per esempio raccontiamo della carta che viene utilizzata per i libri. Ecco, questa è una carta anche molto particolare, poi alla fine voi avete inserito anche la citazione della carta, niente meno che una carta Fedrigoni Tatami, molto molto particolare, ed è soprattutto particolare proprio con le immagini, e noi da lettori a
volte non sentiamo il valore della carta, ma comunque rimane e dà il polso anche di una qualità editoriale. Ma sì, anche perché tutto questo ha a che fare con la manualità, no? Quindi in teoria sarebbe stato un libro da scrivere a mano quasi, no? Nel senso che essendo manuale il lavoro di Giancarlo, poi non a caso di questo libro è stato fatto una versione molto pregiata fatta dalla tipografia Campi di Milano, che è una delle ultime nel mondo che usa il piombo, i caratteri mobili, e quindi c'è stato proprio un'emanazione ancora più marcata verso la carta, verso la stampa, verso il tatto, no? Perché in qualche modo sarebbe bellissimo poter fare un libro così con gli originali, no? Con dentro proprio la stessa carta che è stata usata da Giancarlo per dipingere piuttosto che per scrivere a mano. Poi insomma, non si può fare tutto nella vita, però insomma era giusto, secondo me, ricordare questo, comunque far notare questo. Tra l'altro questo libro ha la prefazione intitolata La coscienza di G&G, ovvero Giorgio Ferruzzi e Giancarlo Vitali. Dicevo, la prefazione è a cura di Leonardo Castellucci. Leonardo Castellucci è stato nostro ospite tempo fa, alcuni anni fa, con un libro, se non ricordo male, La città provvisoria, edito da Cinque Sensi. Intanto noi, prima di salutarci, Giorgio Ferruzzi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un vecchio libro, una vecchia raccolta di racconti di Chandler, perché rimettendo a posto le mie stanze incasinate, piene di libri, l'ho ritrovato, l'avevo letto molti anni fa, ho letto 10 righe e ci sono borlato dentro, come si dice, perché Chandler era una scrittura modernissima, straordinaria, anche io non sono un patito di gialli, però la scrittura di Chandler, così come quella di alcuni autori americani secondo Novecento, io che faccio giornalista, è un archivio preziosissimo, perché ha una punteggiatura, una cura delle parole, una ritmica che sono, secondo me, hanno modificato moltissimo, hanno evoluto moltissimo il linguaggio giornalistico, la scrittura nostra, del nostro tempo. Quindi questi giorni sto rileggendo quei racconti lì. Raymond Chandler, che è sicuramente un esempio importante. La stessa cosa potremmo dire, ovviamente su un altro registro, quando lei diceva lo stile della scrittura, la punteggiatura. La stessa cosa potremmo dire per Georges Simenon? Diverso, però, è un altro tipo di... Sì, cioè stiamo parlando di un grande scrittore, poi tra l'altro di una figura molto interessante umanamente, a proposito di ombre e di sfiati, ma è una scrittura un po' più... è diversa, cioè la ritmica, il respiro è diverso, no? Chandler ha un respiro di ogni uno che corre quasi o che cammina a passo spedito, mentre la camminata di Simenon è più distesa, è più lenta, no? è diversa, secondo me. Grazie davvero Giorgio Ferruzzi per il tempo. Grazie a voi, grazie a te. Buongiorno. Buona giornata, buon lavoro, buon dì.